Salve, un cordiale saluto a tutti quanti voi che state guardando questo video. Ho avuto il desiderio di condividere questa breve riflessione per alcuni pensieri che passavano la mia mente, attraverso la mia mente in questi giorni. Tutti conoscono, perché poi a livello internazionale, la Maratona di New York, questa grande manifestazione annuale, importantissima e coinvolgente. Non era così dall'inizio, però poi man mano i partecipanti sono aumentati, sono diventati migliaia. Con i suoi oltre 42 chilometri di percorrenza è qualcosa di affascinante. E pensavo proprio a questa massa di persone di tutte le età che partecipano a questa grande manifestazione, la Maratona di New York. E per partecipare bisogna pagare la quota di partecipazione automaticamente, ma anche mi informavo, anche il pettorale bisogna acquistarlo per poi poter gareggiare, far parte e poi arrivare al traguardo. Però sappiamo che poi al traguardo vincerà una sola persona. E stavo riflettendo proprio a questa massa, questa gente, tutti insieme. Molte volte abbiamo visto immagini nella televisione di questo mare di persone che cammina, marcia in una certa maniera, perché non è una corsa ma è un tipo di ritmo che si deve tenere. E non è facile per tutti, perché ci sono di tutte le età, giovani, vecchi, ragazzini, in particolar modo poi gli anziani. Non credo che arrivino tutti quanti fino alla fine, alcuni forse possono anche fermarsi, rinunciare, non ce la fanno più, però la stragrande maggioranza, in diversità di orari, arriva. E stavo un po' collegando questo pensiero, questa immagine di questa grande maratona che coinvolge tante persone, ma proprio tantissime persone, che poi in realtà poi si sentiranno anche fieri, orgogliosi di aver partecipato alla maratona. Anche se non hanno vinto, però erano lì, hanno fatto parte di questa grande manifestazione a livello internazionale. E riflettevo sulle parole dell'Apostolo Paolo, che nella seconda lettera a Timoteo dice questo: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ha finito la corsa l'Apostolo Paolo, la corsa della sua vita, l'impegno che ha preso col Signore dopo quella esperienza che sappiamo che fece sulla via di Damasco. Sappiamo che Paolo, quello che ci dice la parola di Dio, era non propenso alla nuova via, anzi era contrario a questa nuova via inaugurata dal Signore Gesù. Dava fastidio a lui i suoi insegnamenti ricevuti ed era in contrasto, voleva fermare tutto questo, anzi aveva anche poteri per farlo, proprio sulla via di Damasco, dove aveva ricevuto proprio autorità per cercare, prendere e portare poi indietro i cristiani, quelli della nuova via. È proprio lì che Gesù si rivelò a Paolo e pensava alla sua esperienza. Paolo che sapeva quello che stava facendo, Paolo che sapeva qual era l'obiettivo della sua vita, ma fermato dal Signore sulla via di Damasco dovette dire a Gesù che lui perseguitava, perché Gesù si presentò a lui: sono colui che tu perseguiti. Mi ha fatto pensare questa frase di Paolo: che cosa devo fare? Una persona che era convinta di quello che faceva, adesso è, diciamo, debilitata, deve chiedere a qualcun altro cosa deve fare. E Gesù gli dà delle indicazioni. Gesù si rivela al profeta Anania, che era nella città, e lo prepara ad accogliere Paolo. Ora, a Damasco c'era un discepolo, sto leggendo in Atti capitolo 9, di nome Anania. E il Signore gli disse in visione: Anania. E gli rispose: eccomi, Signore.
E il Signore a lui: alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso, chiamato Saulo. Parliamo di Paolo, dell'Apostolo Paolo. Poiché ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. E ascoltate questa risposta del Signore ad Anania: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Quindi una persona che era convinta di essere nel giusto e perseguitava i cristiani, egli stesso adesso ha una vita trasformata, egli stesso è uno strumento nelle mani di Dio per la salvezza delle genti. E noi possiamo leggere nella parola di Dio come Dio lo ha sovranamente usato, e ancora le sue lettere sono utili per la Chiesa. Quindi l'obiettivo di Paolo non era soltanto quello di salvare la sua anima, il Signore lo ha toccato, si è convertito, ma l'obiettivo di Paolo era portare a termine l'impegno preso col Signore, perché lui davanti al re Agrippa dice: non sono stato disubbidiente alla celeste visione. Quindi Paolo ha incominciato ad avere un obiettivo davanti a sé: la salvezza degli altri nella vera via, nella giusta via. E quindi quella frase che ho letto all'inizio, nella seconda epistola a Timoteo: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Quindi è una persona che sta aspettando la corona. E lo stesso poi in Prima Corinzi dice che gli atleti che corrono nello stadio, o in questi giorni i calciatori, devono vincere per poter prendere il premio. Se nella maratona di New York a me basterebbe umanamente il partecipare, il far parte, il dire anch'io c'ero tra questa massa, così non è nella volontà di Dio. E pensavo a tante religioni, a tante denominazioni, a tanti che credono di arrivare a, non dico a pretendere, ma aspettare quella corona che Dio ha stabilito per quelli che combattono il buon combattimento, che finiscono la gara e riportano la vittoria. Saranno delusi, perché non vuol dire far parte della massa, ma vuol dire vincere, vincere alla fine. Ho combattuto il buon combattimento, adesso mi è riservata la corona. E la corona non era un premio di consolazione, la corona era riservata ai vincitori. Quindi Paolo si ritiene umilmente un vincitore, ha finito la corsa, è stato uno strumento e Dio lo avvisa, avrebbe patito e ne ha patite tante Paolo, ma alla fine può dire, e l'incoraggiamento che voglio fare a me stesso e anche a tutti voi è di combattere in buon combattimento, di correre e arrivare fino al traguardo. E pensavo che tante volte il traguardo, nelle immagini che vediamo delle tante gare, è un po' stretto. Ma qui sì, il traguardo che ci prospetta il Signore è abbastanza largo per tutti quanti quelli che vogliono arrivare, non soltanto partecipare, non essere soltanto delle comparse, non stare ai margini, non essere mai protagonisti della vita spirituale, ma prendere a cuore e impegnarsi per il motivo per il quale siamo stati chiamati. In realtà è scritto in Giovanni che Gesù è colui che ci ha scelto, non siamo noi che abbiamo scelto Lui, ma è Lui che ci ha scelto. Può capitare, questo voglio aggiungere, che il migliore atleta può cadere, può inciampare, può farsi male, ma per lui non è finita. Forse per la gente, per le masse, sei un fallito, non sei riuscito, invece no. E pensavo con umiltà una cosa: c'è un allenatore dietro ogni atleta. E se gli altri, o anche te stesso, dici a te stesso: non ce la farò mai, non riuscirò mai ad arrivare al traguardo e aspettare la corona, ma il mio e il tuo allenatore, io lo auguro per te, il Signore, lo Spirito Santo, è invece colui che vuole rialzarti e dirti: coraggio, continua, riporta la vittoria. E noi sappiamo che il Signore è venuto e ha incoraggiato. Gesù non è venuto per giudicare.
Ci sarà un giorno quando giudicherai i vivi e i morti, ma quando è venuto, ed è ancora oggi, l'incoraggiatore, egli ha detto che ci avrebbe dato, sarebbe venuto un altro, il consolatore. Stiamo parlando sempre di Dio. Il consolatore, il sostenitore, l'avvocato, l'aiuto propizio nelle situazioni. E quindi se stai correndo, se hai un impegno davanti a te, e forse sei caduto, dai ascolto alla voce principale, quella del tuo allenatore, quella di colui che ti ha scelto per uno scopo ben preciso. La salvezza tua innanzitutto è importante, la nostra anima, ma anche la salvezza degli altri, perché abbiamo ricevuto un dono prezioso, il trasmettere ad altri l'Evangelo. Se abbiamo trovato Gesù è un tesoro, ed è un tesoro da non tenere per noi, ma da darlo agli altri. Ma per poter fare questo bisogna continuare a correre. È vero, ci sono delle cadute, ripeto, possiamo cadere, ma il nostro allenatore, il Signore, vuole vederci in piedi, vuole incoraggiarci a continuare, perché non basta soltanto partecipare alla vita spirituale, dobbiamo riportare la vittoria. Alle sette chiese che sono scritte all'inizio dell'Apocalisse, lo Spirito Santo dice: a chi vince darò questo, a chi vince darò quest'altro, a chi vince, non a chi partecipa, perché è bello partecipare ma non essere mai notati, non avere nessuna responsabilità. Ma noi abbiamo una grande responsabilità verso di noi, per la nostra anima, perché il Signore ci ama, verso il Signore, ma anche verso chi è intorno a noi. Allora non vogliamo solo partecipare, vogliamo riportare la vittoria. E questo non per nostra gloria, perché la nostra gloria è il Signore. E vuole essere un incoraggiamento per la mia vita, ma vuole incoraggiare anche la tua vita. Se ti sei fermato, stai rallentando, forse vuoi gettare la spugna, vuoi mollare tutto, vuoi arrendere, non lo fare, perché qualcuno ti ha scelto e ha visto bene nella tua vita. Non stare ad ascoltare le mille voci, ma ascoltane una sola, quella di colui che ti ama, che è morto sulla croce per te, per darti vita e la vita eterna, ma vuole che io e tu alla fine siamo vincitori. Le parole di Paolo sono molto importanti. Ho combattuto il buon combattimento, ci sono tanti combattimenti, e ho finito la corsa, adesso lui è sicuro che gli è riservata la corona, riservata ai vittoriosi. Noi siamo più che vincitori in colui che ci fortifica, in Cristo Gesù. Quindi non ci basiamo sulle nostre forze, ma il Signore saprà come rialzarci, ristimolare i nostri muscoli, darci un nuovo spirito rinvigorito e guardarci. Cioè, lui si beerà, gioirà nel vedere che anche noi, nel nostro piccolo, tagliamo il traguardo insieme agli altri. Dio vi benedica.